Le eccellenze italiane sono state protagoniste del primo appuntamento dell'ottava edizione dei Le Fonti Awards, venerdì 9 marzo. La cerimonia di premiazione si colloca a conclusione di una giornata dal nome Le Fonti Night and Day, dedicata interamente alla crescita. Studi legali e imprese, M&A e tax l'hanno fatta da padrone. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, fast growing. Il premio viene assegnato a Wise Frogs. Per essere un'eccellenza italiana in forte crescita fin dal 2008 e per essere un leader nella progettazione, messa in opera e assistenza a sistemi informatici, in particolare per aver puntato su flessibilità, personalizzazione e qualità grazie alla lungimirante guida del presidente. Ed eccola l'eccellenza dell'anno, innovazione, leadership, fast growing. Wise Frogs, eccoci qua, hanno accolto il nostro invito per salire. Poi vi ricordo, mi raccomando, uno per premio salirà sul palco alla fine di tutte le premiazioni. Preparatevi, scegliete il rappresentante per fare la foto qua tutti insieme. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, fast growing. Complimenti. Siamo con il presidente Ugo Rano di Wise Frogs, che si è aggiudicato il premio come eccellenza dell'anno innovazione e leadership fast growing. Presidente, un commento a caldo di questa vittoria. Prima di tutto mi consenta un brevissimo inciso. Con noi doveva esserci il nostro amministratore delegato e socio fondatore Claudio Zanoletti, che però purtroppo non ha potuto partecipare a questa bellissima serata perché è convalescente da una piccola operazione. Dato che siamo stati i fautori di questa società e lui è prestato il motore proprio dell'innovazione, mi fa piacere salutarlo in questa occasione, condividerlo con lui. Avrebbe meritato di essere lui seduto su questa poltrona. Il primo pensiero mi viene di gratitudine verso i nostri datori di lavoro. I nostri datori di lavoro sono quelli che ci danno da lavorare, cioè i nostri clienti. Sono le aziende che si sono affidate a noi per la cura del loro sistema informativo, perché noi siamo una società di consulenza informatica. Ci hanno dato la loro fiducia e ci hanno sostenuto nel tempo e quindi direi che la dedica è proprio a loro, ai nostri datori di lavoro, ai nostri clienti. Non voglio dimenticare però la squadra, perché la coesione fra il nostro team di lavoro, che è fatto da specialisti informatici, da consulenti, è veramente importante nella nostra attività, perché è importante la coesione, è importante la condivisione dei valori che ci ispirano. E quindi credo che tutti i nostri collaboratori, per i quali spesso ci sono anche giornate di sacrificio per l'attività stessa che noi facciamo, non ci sono né feste comandate né fine del turno di lavoro. Quando c'è da fare, si fa. E loro non si sono mai tirati indietro e quindi credo a loro vada grande merito. Un'altra cosa che credo sia giusto riconoscere e alla giuria delle Fonti Awards il fatto di aver guardato anche a una piccola azienda come la Wise Frogs. È un segno di attenzione che credo possa essere da stimolo per tante aziende italiane che fanno, senza essere dei grandi gruppi internazionali come altri premiati di questa sera, comunque fanno innovazione, fanno crescita e portano avanti il loro... Sostengono la nostra economia. Sostengono la nostra economia e credo che sia davvero importante. L'ultima cosa, ovviamente siamo fieri, onorati, anche direi molto sorpresi per questo riconoscimento che, è inutile dirlo, ci fa un grandissimo piacere. Lo consideriamo come non un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che speriamo possa proseguire felicemente nel tempo. Quindi grazie anche a voi per l'attenzione. Su quali progetti si sta focalizzando la Wise Frogs adesso? Allora, noi
siamo una società che non ha un mercato di riferimento, cioè mentre altre società premiate ragionano di mercato, noi ragioniamo di clienti, perché il nostro interlocutore, la nostra missione è quella di interpretare le corrette esigenze tecnologiche di ogni cliente e portare la soluzione più adatta dal punto di vista sia della tecnologia, ma anche del budget, ma anche della possibilità effettiva di utilizzo all'interno delle aziende. Quindi noi lavoriamo fianco a fianco con i nostri clienti, sono loro il nostro punto di riferimento, sono loro che ci danno lo stimolo per far innovare le nostre applicazioni. In questo momento io devo dire che oltre alla nostra tradizionale punto di forza, che è la gestione e la continuità operativa dei vari sistemi informatici, bisogna considerare che la pervasività dei sistemi informatici fa sì che le aziende non possano rinunciare ad essi. E quindi è anche una responsabilità farli funzionare sempre e bene al massimo delle condizioni. Una cosa che ci viene chiesta e su cui noi abbiamo fatto degli investimenti in questo periodo è quella della sicurezza, la sicurezza dei dati, perché purtroppo, come lei mi insegna, in questo mondo i tentativi di frode, di intrusione, eccetera, sono all'ordine del giorno. E quindi noi ci stiamo focalizzando, abbiamo fatto degli investimenti assumendo anche degli specialisti proprio in questa materia, anche su quest'area che prima coprivamo in maniera meno completa, perché l'esigenza fortunatamente una volta era meno sentita. Quindi come immagina il futuro della sua azienda? Allora, purtroppo mi sono dimenticato la sfera di cristallo, quindi una domanda precisa è difficile, a una domanda del genere dare una risposta precisa è abbastanza difficile farlo. Allora, noi la prima cosa che a noi piacerebbe è mantenere l'entusiasmo, la coesione, diciamo i valori che ci hanno consentito in questi anni di passare e crescere. Lei deve considerare che la nostra azienda, a dispetto della mia età, dei miei capelli grigi, non ha nemmeno 10 anni. Noi compiremo il nostro anniversario, decimo anniversario della nostra fondazione, alla metà di maggio. Quindi siamo nati nel pieno del periodo di crisi. E quindi abbiamo sviluppato degli anticorpi per riuscire a portare avanti il nostro discorso e le nostre convinzioni. Quindi se io devo esprimere un auspicio per il futuro, non una previsione, devo dire che a me piacerebbe mantenere con i nostri clienti il rapporto di fiducia, franchezza e anche semplicità che ha sempre caratterizzato il nostro modo di essere. Lei mi darà atto che da quando ci parliamo io non ho usato neanche un termine tecnico o in informatichese, perché la nostra convinzione è che chi sa deve anche essere in grado di esprimersi in termini che vengano compresi. Spesso l'usare parole standard, diciamo quasi iniziatiche, nasconde una profonda non conoscenza del problema. Quindi noi speriamo che i nostri clienti continuino a darci fiducia e molti altri naturalmente proseguano nel farlo. Questa è più o meno la mia speranza.